da quel momento non si capì più niente. Forcella diventò il rione Mixed by Harry, perché del nostro lavoro beneficiava mezzo quartiere. E ogni giorno il numero dei clienti che entrava nel nostro negozio raddoppiava, triplicava, centuplicava. Tutti quanti, signore qua, prima fila, ricapitolando. 1000 combination ordinata, 200 tutte, abbiamo detto. E facciamo un tour. Ci vediamo tra un paio d'ore, tempo di pranzare, aprite il posto, la La Nastroteca ormai serviva solo per le ordinazioni dei grossisti, perché il cuore della nostra attività si era spostato nei laboratori. Avevamo 10 laboratori che lavoravano a ciclo continuo e per gestire tutto avevamo dovuto assumere oltre 100 dipendenti. Molto più capillare della distribuzione ufficiale, Mixed by Harry arrivava in centri abitati in cui praticamente non esistevano i negozi di dischi. Un sacco di ragazzi ora avevano accesso alla musica e, oltre alla soddisfazione personale, noi ci guadagnavamo pure qualche speech.